e la vita umana è sopra ogni cosa. Aziende sull'orlo del fallimento, molte già chiuse, disoccupazione, cassa integrati, piccoli artigiani a spasso. Il quadro del ricco Nord-Est sta cambiando drammaticamente pelle. La situazione italiana del debito dello Stato nei confronti dei privati e delle imprese è quello che sta uccidendo le imprese. Ma la colpa, dice Sbalchiero, non è tutta dello Stato centrale. C'è anche qualcuno che ne sta approfittando, perché chi ha venduto le aziende? E le aziende oggi non sono più qui e hanno lasciato la manodopera disoccupata qua. Beh, hanno una parte di responsabilità. E l'associazione Costruttori Edili di Venezia suggerisce di pagare i politici in base ai risultati, mentre da Confindustria, sempre Venezia, arriva un appello a imprenditori e artigiani a resistere. Continuiamo a fare bene il nostro lavoro, alziamoci comunque tutte le mattine. Sappiano tutti che faremo i conti, ci sarà un momento in cui si tireranno le linee, non ci dimenticheremo di niente. La vita umana è sopra ogni cosa.